Un momento di grande importanza per la Chiesa di Teramo Atri, per tutto il mondo accademico e per quello della ricerca scientifica. Nelle giornate di oggi e domani l'Università degli Studi di Teramo, il Santuario di San Gabriele della Dolorata, va in scena il meeting internazionale La Scienza per la Pace, organizzato proprio dall'Ateneo Teramano e della Diocesi Abruzzina. Protagonisti della due giorni tutti i centri di ricerca regionali e tutte le università abruzzesi, insieme a grandi scienziati di fama internazionale. All'apertura dell'evento presente anche il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. Io credo che partire dalla ricerca, dall'università e dall'innovazione sia sempre un'ottima partenza, quindi conto molto su queste aree perché la ripartenza incominci da qui. Io credo che scienza vuol dire avere sia un fine alto nel comprendere, nel capire, nel soddisfare la propria curiosità, sia un metodo, uno strumento che cerca di dare delle basi per stabilire i risultati in maniera in qualche modo evidente a tutti. E non c'è niente di assoluto, in realtà tutto può essere anche rivisitato e rivisto dalle tecniche nuove e così via. E in questo, secondo me, l'aspetto invece della fede può trovare uno strumento ulteriore, non è certo in antitesi. Il rapporto scienza e pace è un rapporto fondamentale e tantissimi scienziati nel corso del tempo hanno dimostrato che è la strada da percorrere per ottenere la pace. Oggi onoreremo anche il professor Zichichi, che ha speso la sua vita da scienziato proprio per la pace, mettendo insieme uomini e paesi diversi quando a livello politico non riuscivano a parlarsi. Quindi la scienza può fare questo perché ha un linguaggio universale, ha un linguaggio che può essere accettato da tutti. Credo che è merito della nostra comunità cittadina di Teramo, che è la provincia, che è la diocesi, perché, come ho ripetuto prima, Teramo offre un potenziale di ricerca, di centri di ricerca significativo, per cui non solo l'osservatorio astronomico, il laboratorio del Gran Sasso, lo zooprofilattico, l'università con le facoltà di bioscienze e di veterinaria, poi il conservatorio musicale. Io credo che quello che se c'è stata attenzione verso questo territorio è perché il territorio lo merita, nel senso che ha delle potenzialità e io spero che anche in futuro possa proseguire.